Bene ragazzi, dato che a Natale la solitudine è tangibile sia da soli che in compagnia, gioco d'anticipo, come il Berlusca, lasciatevi sotto l'albero un grande sogno. Cioè, cosa dovete mettere sotto l'albero? Io spero una bella donna nuda, però non tutto è possibile, quindi vi consiglio di mettere sotto l'albero vostra nonna, no, neppure, di mettere sotto l'albero un libro favoloso che si chiama Il tempo di vivere. Il tempo di vivere, che non si chiama Il tempo di vivere, ho appena sbagliato, si chiama Il tempo di pensare. Maschere che mugghivano nella bruma. È un piccolo vademecum di racconti, raccontini, racconte. Racconti straordinari, veramente me lo dico da solo, come diceva Leopardi in apertura dell'esergo, citazione dello Zibaldone, in apertura in esergo di Sono apparso alla Madonna, Nostra Signora dei Turchi, eccetera, che nessuno si loda da sé, che si loda da sé, le lodi provengono sempre da se stessi per tutti coloro che hanno successo. Quindi lodiamoci, mi lodo da me stesso nel mio tempo, come diceva Leopardi, tutti coloro che hanno una qualche lode, la lode viene da se stessi. E poi il secondo libro, quindi se voi andate su Amazon in qualunque libreria dovete dire Il tempo di pensare. Potete anche tacere il sottotitolo e poi ve lo leggete sotto l'albero di Natale. Vi mettete sotto l'albero di Natale con i cornetti d'arenna e vi leggete il mio libro. Se volete strafare, prendete, però questo a partire da il 1° dicembre, anche il libro Paradossi e Paradosso e Cortocircuito, poesie. Perché dal 1° dicembre? Perché lo sto rimpaginando e vi viene meglio dal 1° dicembre che è impaginato bene, se no lo prendete ora, ma ora come ora è leggibile, però l'impaginazione non mi soddisfa. È leggibile lo stesso. Il contenuto è straordinario, però astendete l'impaginazione. Mentre da subito il tempo di pensare potete prenderlo subito, che sono le prose. Aspettate il 1° dicembre per le poesie, del Paradosso e Cortocircuito, che ha anche la sua versione a copertina rigida, che anche quella la sto continuando a impaginare, però in quel caso lì ho messo lì dentro anche degli altri bonus provenienti dagli altri libri, però saranno più di 400 pagine, quindi la sto rimpaginando, quindi quella non la prendete, la copertina rigida non ve la consiglio, selezionate copertina flessibile, se no perché il bonus è nella copertina rigida, questa è l'unica particolarità, mentre tutti gli altri libri sono tutti così, come li vedete su Amazon, sono anche nel loro contenuto. Ovviamente il contenuto è incommensurabile, è scritto da me, però prima dovete prendere il libro, se no non potete leggerli. Però se volete prendete la prosa, però anche la poesia. Se no, la sottrazione, facciamo che io ero una sottrazione, c'è sia prosa che poesia, prosimetro. Mentre il canzoniere eteronimo c'è solo poesia e aforismi. Vi saluto carissimi e vi abbraccio. E vi auguro felice Natale. Mentre se volete davvero, davvero strafare, una mia poesia dal titolo La poesia che non c'era o che almeno non riusciva ad esserci è uscito nella collana di poesia di Giulio Perrone Editore. Quindi ora vi metto tutti i link sia di Amazon sia di Giulio Perrone in cui potete trovare da Giulio Perrone un'antologia che si chiama Una poesia al giorno, cioè una poesia per ogni giorno dell'anno. E una di queste poesie è mia, solo una, quindi è un'antologia, non mia, che potete trovare su il sito di Giulio Perrone.